Oh vai, oggi ricettina i cenci di carnevale. Avviamo con l'impasto, 250 g di gesso a presa rapida, che va bene sia per l'intonaco che per farci la carcina. Impastare sempre a mano, chi usa l'impastatrice non gli ven buono, con l'impastatrice non ven buono, ci ha infilato il braccio dentro, possibilmente dopo avere accarezzato il cane. Vai, infilaci il braccio dentro, fino al gomito, fino a gomiti rimane in mappestà. E a questo giro gli è andata bene che la gira con le mani, l'altra volta l'aveva girata con i piedi, vedi c'ha la ciantella, vedi la ciantella? Poi comunque torniamo alla ricetta. Ova, ci va 4 ovi di suino, mi raccomando che le hanno più grosse, e farina 00. La farina 00, ricordo, rigorosamente presa al serraglio, perché quella di serraglio gli è più famosa, dice gli è più, venga anche da Pistoia apposta per pigliarla, perché gli è una farina, diciamo, di alta qualità, e la maiala di Sumà. Ecco, questo gli è il reparto bomboloni, siamo a Paperina e Carnevale. Allora, qui sulla sinistra c'è il Paccalandri che sta spianando l'impasto. Il Paccalandri, volontario, cittadino, appunto, figura immancabile di Carnevale. Lui c'è sempre a fare i bomboloni, con la sua canotta comprata all'H&M a sconto. Ma d'altronde fa caldo a stare davanti ai fogli, è caldo e ti suda anche la scella. Questi gli erano crudi, gli ributtano dentro, gli erano venuti crudi. Perché loro tutte le volte che fanno il tagliando ai camion, gli cambiano l'olio, l'approfittano per fare i bomboloni, capito? Per riusare l'olio, perché è gente ecologica. Qui siamo c'è il riuso, c'è l'ecologico, capito? Si riusa, non si butta via nulla. Ah, vedi? Che c'hai? Il laccio, vabbè, lasciamo fare il laccino ai braccio, perché comunque bomboloni a parte, noi stiamo a vedere cenci, il famoso cencio toscano, chiamato all'estero, insomma, di fuori la Toscana, anche le chiacchiere, ma noi si chiama il cencio, e cenci toscani gli hanno battibili con il finito di zucchero, ma buoni ragazzi. Poi prossima puntata si fa le frittelle. Allora, il vero cencio toscano e va cotto a mano, guai chi usa le pinze, e ci ho le mani coditi nell'olio bollente, si infila il dito. Lui non sente nulla, niente, non ci sente nulla ragazzi, ma è che gli ha fumato un pancale, madonna, per sta. Tanto sterilizza, disinfetta, se uno ha le pellicine gli fa anche bene, perché delle mani lisce, ma morbide come la merda, da come gli hanno morbide. Sì, gli fa una sega, la crema per le mani, via, ci ho l'olio bollente ragazzi. Poi ci si va a sgrondare la mano direttamente in tegame, aveva avviato con guanti di plastica, ma poi si sono sciorti. Il Paccalandri comunque non vo' sentir seghe, si frigge a mano. Se un è fritto con le mani, un è cencio. Un è vero cencio. Ho fatto cenci, tu sentisse mangiare meno di buoni cenci. O pigliane due. Li ho fatti ora. Ma. E nella carta, la carta gli assorbe l'olio e via. Già una cosa appena levata dall'olio messa a mano brucia, non so come fa a tenerlo in mano, perché vabbè. Chi gli hanno marziani. Questi gli hanno marziani.